Se siete amanti delle escursioni in mountain bike, potete imboccare da San Giacomo la pista ciclopedonale che vi condurrà fino a Draga Sant'Elia, qui incrocia l'abitato di Sant'Antonio in Bosco. Ma se volete sfidare voi stessi su strada, la salita da Bagnoli a San Lorenzo è quello che fa per voi. Che fatica, ragazzi! Una volta arrivati nel piazzale, però, la vista vi ripagherà di ogni sforzo fatto. Ecco a voi la Varrosandra, la protagonista di questa puntata di Bagolando. Via la muta da bici da corsa su quella da escursionismo. Il nostro viaggio nella riserva naturale della Varrosandra inizia sul sentiero dell'amicizia, meta domenicale di tante passeggiate di triestini e turisti. Dopo pochi passi lo scroscio dell'acqua ci invita ad avvicinarci al torrente Rosandra, che è un po' la fonte di vita di tutta la valle. Con il biologo e naturalista Sergio Dolce, noto per essere stato per un ventennio il direttore del Museo di Storia Naturale di Trieste, parliamo proprio del torrente Rosandra, delle sue caratteristiche e dei suoi abitanti. Ecco, il torrente Rosandra è molto importante, non solo per la riserva della Varrosandra, ma è importante per il carso triestino, perché dobbiamo ricordare che l'ambiente carsico è un ambiente in genere privo di acque, soprattutto privo di acque superficiali, mentre ci sono molte acque sotterranee. Il Rosandra invece è un corso d'acqua che diciamo almeno in parte è superficiale. Questo lo dico perché una certa parte del Rosandra scorre in subalveo e quindi scorre anche per via sotterranea. Questi sono tutti fenomeni legati al carsismo di questa zona. Per quanto riguarda i pesci, c'è una specie in particolare, la sanguinerola, così chiamata perché il maschio, quando è in amore, assume la sua gola assume un colore rosso sangue. E la sanguinerola è quasi un relitto qui, cioè è un pesciolino che di solito troviamo nei laghi, anche in montagna, nella zona montana, e qui probabilmente è rimasto dopo essersi diffuso durante l'ultimo periodo freddo, l'ultima glaciazione, quindi lo possiamo considerare un relitto. Cioè, a causa della immissione avvenuta negli anni 70 della trota fario, che è una specie assolutamente alloctona, quindi non vivente, non del posto qua in Varrosandra, e per colpa della predazione effettuata dalla trota fario abbiamo avuto diminuzione della sanguinerola e anche diminuzione di varie specie di anfibi, perché la trota preda soprattutto le loro larve, quindi diminuzione di rana agile, di rospo comune, diminuzione anche del ululone dal ventre giallo, che era caratteristico delle piccole pozze qua lungo il torrente, e diminuzione anche della salamandra giallo e nera. Salamandra che forse, insomma, l'anfibio più scenografico, quando si vede è veramente spettacolare. È spettacolare sicuramente, con la sua colorazione di un nero lucido con le macchie gialle, molto molto di un giallo molto vivo, ecco. Attualmente queste specie si stanno riprendendo, perché cosa è successo? Perché negli ultimi anni abbiamo avuto quasi ogni anno, si può dire, durante l'estate, scarsità d'acqua e con il prosciugamento di lunghi tratti del torrente Rosandra. Quindi in seguito a questo le trote naturalmente sono forse quasi scomparse. Noi proseguiremo a sinistra da questa parte sul sentiero dell'amicizia, ma se volete avere una visuale spettacolare dall'alto della Varrosandra potete seguire il cartello Sella Monte Carso a destra verso il Cippo Comici.
Ci vuole una bella camminata lungo un sentiero ripido, tempo di percorrenza tra i 40 minuti e l'ora a seconda del vostro grado di allenamento per arrivare qui al Cippo Comici e godere di una vista impagabile della Val Rosandra. Il Cippo è dedicato naturalmente alla figura storica di Emilio Comici, uno dei primi sestogradisti italiani che qui nel 1929 fondò la prima scuola di roccia in Italia. Tanti poi ne seguirono l'esempio, trasformando la valle in una vera e propria palestra dell'arrampicata, dove alcuni imparano, altri tra i più grandi vengono ad allenarsi in vista delle grandi spedizioni internazionali. Sul sentiero dell'amicizia ci fermiamo nel primo punto panoramico, dove il percorso fa una curva per ammirare la Val Rosandra, i suoi due versanti molto diversi, ma anche i suoi abitanti aerei, gli uccelli e le caratteristiche di questo canyon di 2500 metri. Dottor Dolce, parlavamo della grande differenza tra quel versante e questo della valle. Sì, proprio in questo tratto la valle assume direzione da ovest verso est. Quindi abbiamo un versante, esattamente il versante orografico destro, che è esposto a sud, mentre dall'altra parte quello orografico sinistro è esposto a nord. Quindi c'è una grande differenza di clima. Uno molto assolato, più secco, più caldo, mediamente più caldo, l'altro molto più fresco, e questo è anche sottolineato dalla vegetazione, no? Perché nel versante fresco troviamo anche delle specie che sono tipiche anche dell'ambiente montano. Sul versante esposto a nord, quindi orografico sinistro, gli strati sono a franappoggio e quindi c'è un grande sviluppo di ghiaie e di ghiaioni. Mentre sul versante orografico destro abbiamo gli strati a reggipoggio e quindi con formazione di balzi, di pareti molto alte. E questo favorisce anche la presenza di certi uccelli che nidificano su queste alte pareti. Citiamo soprattutto il gufo reale, il falco pellegrino ed il corvo imperiale. Naturalmente queste specie, che sono specie molto importanti, molto indicative, queste ci dicono che l'ambiente è un ambiente sano, con un'alta biodiversità. Quindi la presenza di questi super predatori, possiamo dire, rappresenta proprio un termometro che ci dice che questo ambiente effettivamente è un ambiente da un punto di vista naturalistico molto valido. Ciao. Volendo vedere uno degli aspetti più spettacolari del torrente Rosandra, potremmo scendere da qui lungo il ghiaione per arrivare nuovamente sull'alveo del fiume. Bisogna seguire il corso del fiume Rosandra oppure scendere dal ghiaione, ma attenzione, fatelo solo con una guida esperta per arrivare qui in corrispondenza della cascata, un salto di circa 30 metri in corrispondenza di un piano di faglia che invita nella stagione estiva a un tuffo che poi resterà indimenticabile. Poi lo spettacolo più incredibile è la cascata lo dona quando, con la morsa del gelo, si trasforma in una scultura di ghiaccio. Un piacere per gli occhi dell'uomo moderno, un problema invece per quello dell'antichità, tra il 1700 e il 1800, quando le gelate bloccavano l'attività dei mulini, ben 16, che sfruttavano le acque del torrente Rosandra. E dall'acqua torniamo alla roccia, è proprio il caso di dirlo, sul ghiaione, il tratto più largo che attraversa il sentiero dell'amicizia. Sergio Dolce, ghiaioni che ci riportano a un ambiente tipicamente montano.
Sì, tipicamente montano, anche perché sono particolarmente sviluppati proprio su questo versante, che è il versante più freddo della Varosandra. Quindi veramente possiamo non pensare di essere a pochi chilometri dal mare, ma di pensare proprio di essere in montagna. Sul versante opposto possiamo notare vari ingressi di cavità, di grotte, dove l'uomo preistorico ha lasciato le sue tracce, dove ancora oggi alcuni animali continuano a trovare rifugio. Sì, il versante opposto, appunto caratterizzato da queste balze rocciose, è anche caratterizzato dalla presenza di molte grotte. Abbiamo grotte famose come la Fessura del Vento, che attualmente è la grotta con maggior sviluppo qua in Varosandra. Poi abbiamo grotte come la Grotta delle Gallerie, famosa per i reperti archeologici, e quindi per la presenza dell'uomo preistorico, è famosa assieme alla vicina Grotta del Guano, famosa anche per la presenza di colonie, di folte colonie di pipistrelli. Non potendo averlo con noi in carne ed ossa, abbiamo un modellino di un rinolofo maggiore che è proprio uno degli abitanti di queste cavità. Sì, queste specie della famiglia dei rinolofidi sono spiccatamente troglofile, cioè amano rifugiarsi nelle grotte. Abbiamo per almeno quattro specie del genere Rhinolophus che vivono appunto qui nelle grotte della Varosandra e che formano, come dicevo prima, delle folte colonie, no? Abbiamo il Rhinolopho maggiore, il Rhinolopho minore e il Rhinolopho euriale, e poi insomma c'è forse ancora un'altra specie ancora di cui bisogna accertare la presenza. Però questo ha contribuito sicuramente a scegliere il simbolo della riserva naturale della Varosandra, e cioè il pipistrello. Il pipistrello è diventato simbolo di questa riserva. Per la parte enogastronomica di questa puntata ci occupiamo di olio e in particolare dell'olio che viene prodotto qui anche a San Dorligo della Valle, la qualità Bianchera, con Gianni Zeriul, presidente di Agricola di Trieste, società cooperativa di via Travnik 10, andiamo a spiegare di che tipo di olio si tratta. Si tratta di un tipo di olio molto particolare specialmente autoctono di questa zona, di San Dorligo, parte dell'Istria, ed è caratterizzato da un gusto particolarmente robusto e piccante, molto forte. E la maggior parte di questo olio viene adoperata per insaporire carni, carni alla griglia, carni molto gustose, perché tende forse un po' a coprire i gusti delicati. E la caratteristica saliente da un punto di vista della salute, diciamo, è un contenuto di polifenoli estremamente alto e quindi un ottimo antiossidante. Ha già un paio d'anni che si è ripreso un po' dalle vecchie tradizioni dei nostri nonni ad utilizzarlo anche per la cosmetica. Cioè shampoo, saponi, labelli a base d'olio d'oliva, della Bianchera, che ha delle caratteristiche di idratazione veramente molto alte, polifenoli alti appunto, come antiossidanti. Tra ottobre e novembre, in occasione del raccolto delle olive, Agricola Trieste ha in funzione il proprio frantoio. Come funziona la lavorazione? Cioè che i nostri soci o anche non soci, chiunque voglia portarci le olive da lavorare in questo nostro frantoio, noi le pesiamo, ogni proprietario porta via il suo olio, quindi le partite sono separate da persona a persona, questo è importante. Le olive conferite, come prima cosa, vengono pesate, come si è detto, poi lavate, defogliate con una soffiatrice. Poi viene macinato con una macina meccanica a bassi giri per non scaldare troppo la pasta, quindi tenere sempre le temperature più basse possibile. Dopo la granulatura, che è una specie di mescolamento di questo patè, che dura circa 30 minuti, 35 minuti, passa in una grande centrifuga dove viene separata la polpa dall'olio, dall'acqua. L'olio poi viene ancora filtrato con una centrifuga
dall'acqua e dall'olio, quindi scorre già l'olio praticamente pronto per essere utilizzato alla fine di questo procedimento. Gianni, prima di assaggiarlo, quello che colpisce di quest'olio è il colore. Il colore è ancora verde, come appena spremuto. Questo grazie all'utilizzo dell'azoto nelle botti, che non permette all'olio di ossidare, quindi di degradare nel tempo. Lo mantiene sempre fresco. Allora proviamo. Ed effettivamente lascia questa bocca bella asciutta. Possiamo preparare una bella grigliata e poi far felici gli amici con, diciamo, una goccia d'olio sopra. Anche più di una goccia, e non solo sulla carne, ma anche sul pesce o semplicemente su un'insalata per esaltarne un po' il gusto. Siamo risaliti in sella in mountain bike sulla pista ciclopedonale in compagnia di Paolo Del Core, noto a molti come Doro Balkan, fondatore e amministratore del gruppo Facebook Misteri e Meraviglie del Carso. Innanzitutto, ciao Paolo, lo scenario è bellissimo, ciao. La Varosandra qui sotto, una vera e propria palestra naturale dello sport triestino. Sì, sì, io la considero come un amante proprio, perché in qualsiasi momento, in qualsiasi stagione, tu vieni qua e lei ti attira come se fosse la prima volta. Tra l'altro, sul vostro gruppo Facebook ci sono tanti amici, tanti appassionati che possono trovare dei punti di riferimento per escursioni, per possibilità di gita assieme e anche per tanti aneddoti. Certo, la condivisione è stata la cosa più importante. E il fatto che la gente, guarda, siamo partiti da 200-300 persone e siamo arrivati a oltre 33.000 in 7 anni. Siamo un trade union tra Trieste e tutti i giuliani che se ne sono andati in Australia, negli Stati Uniti, un po' dappertutto. E più, quelli che sono qui hanno anche la possibilità di avere degli spunti nuovi. Paolo, pista ciclopedonale del Carso significa corsa, con la possibilità anche di fare dei sentieri da corsa di montagna, ma anche arrampicata sulle varie pareti della Varosandra. Sì, se tu pensi che questa, noi la chiamavamo la ferrovia negli anni, alla fine degli anni 70, primi anni 80, tu immaginati questa ciclabile, che chiamiamo adesso, come una ferrovia in cui da una decina d'anni avevano tolto i binari, no? C'era una massicciata, era un casino correre di qua, no? E noi correvamo con i Superga per allenarci per andare in rotta. Adesso è diventata una vera pista anche per gli amanti della mountain bike, 18 km da San Giacomo, certo, a Erpeglie. È stimolante il discorso di partire magari dalla città, passi per di qua e dopo vai in qualsiasi posto, vai verso la Slovenia, vai a Basovizza, vai a berti una birra, non faccio pubblicità, ma beh, ci sono tanti oltre posti tese, oltre dai. Confine. Paolo, con un termine inglese moderno si chiama canyoning, ma non è altro che quello che facevano un po' tutti i ragazzi triestini amanti della Varosandra sul torrente Rosandra, sui vari scivoli, una sorta di acqua splash ante litteram su Rosandra. In epoche impensabili, no? È facile chiamarlo canyoning, no? Adesso sono tutti questi termini, o torrentismo anche, per l'amor di Dio, ma in Varosandra noi risalivamo tranquillamente in costume da bagno la via delle acque lungo le pozze. Ma si arrampicava, si scivolava, ci si tuffava, si progrediva, magari eravamo in costume da bagno, scarpe di ginnastica. Mio caro amico Franco Bulli qua di Draga, e l'ascesa anche in kayak, il Rosandra è stato sceso anche in kayak negli anni d'oro, e il top era agganciare una corda statica in cima alla cascata e ci si lanciava giù dalla cascata frenando con moschettoni o con un discensore e ci si buttava giù dalla pozza facendo quei 17-18 metri di libera.
E anche questa puntata di Bagolando si conclude in musica. Abbiamo la fortuna di avere con noi il coro Nino Baldi dell'Associazione Nazionale Alpini di Trieste, sezione Guido Corsi, che eseguirà da qui, dalla vedetta di San Lorenzo, che gode di una vista panoramica straordinaria sulla Varrosandra, la ballata de Varrosandra. Testo di Antonio Comin, a cui viene dedicata anche l'esecuzione, musica di Bruno De Caro, che è anche il maestro del coro stesso. Prego. Un fine acqua che nasce a Botazzo, poco lontano nella nostra Trieste, Loghi rigori fra sassi e lastroni, e una cascata vicina ai laroni, quattro piere bellisse quadrate, i muri antichi di un vecchio acquedotto, cresciuti là in fondo alla valle, tocciando i piedi nell'acqua fredda. Siamo sempre rimasti una ganga, dei veri amici col cuore in mano. Siamo cresciuti là in fondo alla valle, tocciando i piedi nell'acqua fredda. Siamo sempre rimasti una ganga, dei veri amici col cuore in mano. Deve gli amici col cuore in mano. Alla grande crinale più in alto, della bianca cesetta Maria, fuori al mar nel vallone de Moria. Cresciuti là in fondo alla valle, tocciando i piedi nell'acqua fredda. Siamo sempre rimasti una ganga, veri amici col cuore in mano. Siamo cresciuti là in fondo alla valle, tocciando i piedi nell'acqua fredda. Siamo sempre rimasti una ganga, veri amici col cuore in mano. Deve gli amici col cuore in mano, col cuore in mano, col cuore in mano, col cuore in mano.